Buongiorno a tutti e grazie a tutti di essere qui stamattina. Io mi chiamo Alessandra Brugnoni, sono una psicoterapeuta che svolge la sua attività appunto all'interno di studi e all'interno di studi cognitivi stiamo facendo appunto mensilmente questi webinar, in maniera particolare parlo come diciamo, referente di un centro specialistico che all'interno di studi cognitivi, che è il Centro per i Disturbi della Personalità. E studi cognitivi, per chi non lo sa, è una scuola di psicoterapia riconosciuta dal MIUR, che ha una sede centrale di Milano, ma che ha sedi poi in tutta Italia, da Genova, Bolzano, San Benedetto, Rimini, appunto Modena. E ogni centro e ogni sede ha un centro clinico e all'interno di alcuni centri clinici si sono strutturati dei centri specialistici, cliniche italiane di psicoterapia. A Milano c'è quello più specifico per i disturbi alimentari ed a Modena da un anno attivo invece quello per i disturbi, della personalità. Un centro ambulatoriale in cui effettuiamo valutazioni, colloqui individuali per pazienti e abbiamo strutturato un percorso intensivo che si svolge dal lunedì al giovedì, che comprende un percorso gruppale e un momento individuale per i pazienti che entrano all'interno di questo percorso, dove l'elemento centrale è l'aspetto della disregolazione emotiva, e poi c'è un percorso, un momento anche di gruppo al venerdì, che è solo dedicato a familiari, genitori o a persone che pazienti che svolgono l'intero percorso intensivo rivalutano come necessari e significativi da poter renderli partecipi del loro percorso. Questo percorso intensivo dura 3 mesi. Adesso infatti si sta concludendo il percorso iniziato a settembre, si concluderà i primi di dicembre e poi l'11 di gennaio inizierà il nuovo gruppo. Per poter entrare in questo, nei gruppi, le persone possono venire su richiesta personale oppure tramite il loro psichiatra, il loro psicoterapeuta, con cui si creerà una collaborazione al fine di poter lavorare insieme. E all'interno del nostro CIP, appunto, effettuiamo questo percorso ambulatoriale e facciamo riferimento, diciamo, alle teorie, ai modelli più accreditati e scientificamente riconosciuti, evidence-based, che fa utili per quanto riguarda la gestione e la cura appunto dei disturbi della personalità. Appunto il centro di Modena mensilmente struttura insieme a degli psicoterapeuti disponibili, e oggi abbiamo appunto la dottoressa Valbusa, che è una psicoterapeuta cognitivo comportamentale che lavora anche lei appunto a studi cognitivi, con le quali appunto affrontare tematiche sempre inerenti anche le problematiche, l'area appunto dei disturbi della personalità. E oggi in maniera particolare con la dottoressa ci concentreremo sul fatto del colloquio motivazionale, che è un elemento fondamentale nell'idea del creare e collaborare nella costruzione, nella definizione di qualsiasi progetto, a maggior ragione con i progetti anche di un percorso così intensivo come proponiamo, per noi è fondamentale questa parte. E quindi all'interno del nostro percorso dedichiamo molto tempo prima di iniziare il percorso appunto intensivo al colloquio motivazionale, perché vogliamo che la persona entri a far parte di questo percorso consapevole di che cosa ha, di che cos'è e degli obiettivi da porci insieme. L'idea è proprio di una collaborazione sia con la persona stessa, che quindi poi con i familiari, che con i referenti.
questo momento non mi dilungo oltre, adesso lasciamo spazio appunto alla dottoressa Valenza che vi spiegherà bene che cosa si intende appunto come, col colloquio motivazionale e poi lasciamo magari un piccolo spazio finale per qualsiasi vostra riflessione o domanda o particolare intervento che volete fare. Grazie a tutti per essere collegati e essere qui a seguirci. Grazie Valeria per aver accettato. Grazie Alessandra, grazie mille e benvenuti a questo breve webinar sul colloquio motivazionale. Io sono Valeria Valbusa, una psicologa e psicoterapeuta di studi cognitivi e oggi con voi voglio proprio affrontare questo argomento importante, cioè che cos'è effettivamente un colloquio motivazionale, che è uno stile, diciamo così, di comunicazione che viene utilizzato in tantissimi contesti di cura e che in realtà ormai ha anche una buona storia, una lunga storia alle spalle, tant'è che da circa, insomma, una trentina di anni che gli autori lo hanno sviluppato e nel corso di questi anni lo hanno continuamente, diciamo così, migliorato, implementato, creando tra l'altro una letteratura scientifica veramente molto vasta sull'argomento e rendendolo di fatto uno stile di conduzione del colloquio che è facilmente applicabile in diversissimi contesti di cura e di ascolto. Cosa non è il colloquio motivazionale? Il colloquio motivazionale di fatto non è una semplice tecnica, non è, diciamo così, un piccolo compito, una piccola tecnica da eseguire con una persona. E non è nemmeno un modello teorico o un approccio, ecco, alla psicoterapia o alla psicologia. Di fatto il colloquio motivazionale è uno stile di comunicazione, è uno stile di conversazione che ha determinate caratteristiche che lo caratterizzano e che di fatto lo fondano, delle caratteristiche che lo strutturano proprio. È uno stile di comunicazione collaborativo, estremamente cooperativo e soprattutto orientato al raggiungimento di uno specifico obiettivo. In questa, diciamo così, cornice di cooperazione, di collaborazione, di orientamento a un obiettivo, l'operatore, la persona, diciamo così, che instaurano questa, relazione, questa comunicazione, prestano particolare attenzione proprio ad un linguaggio particolare, che è così definito dagli autori Miller e Rolnick, linguaggio del cambiamento. Un linguaggio del cambiamento che è proprio progettato per rafforzare la motivazione intrinseca, la motivazione quindi interna, personale della persona e il suo impegno verso un obiettivo specifico, un obiettivo di cambiamento specifico. Il tutto attraverso, diciamo così, uno stile che poi nel corso del webinar vedremo dettaglio per dettaglio, passaggio per passaggio, uno stile che facilita ed esplora le ragioni proprie, intrinseche della persona per cambiare. Il tutto chiaramente in un'accettazione e in una, diciamo così, relazione di aiuto verso il cliente, in un'atmosfera che è di accoglimento e di sostegno, di supporto e di validazione della persona che abbiamo davanti. Immaginate che questo stile di comunicazione, tipico del colloquio motivazionale, si collochi all'interno di un continuum dove ci sono, diciamo così, due poli, i due estremi, dove da una parte possiamo vedere uno stile di comunicazione direttivo, quindi che può essere così definito attraverso questo verbo del dirigere. E dall'altra parte del continuum, quindi all'altro estremo, ci sia uno stile di comunicazione che invece è uno stile di comunicazione che segue. Che segue e accompagna il paziente. Immaginate che il colloquio motivazionale invece sia caratterizzato da uno stile di comunicazione ben rappresentato dal verbo guidare.
che è una sorta di mezza via tra uno stile molto direttivo e uno stile molto di ascolto e molto di supporto e sostegno del cliente, senza però avere, diciamo così, un chiaro obiettivo di cambiamento. Ecco che gli autori scelgono proprio questo verbo per definire il colloquio motivazionale, che è quello di guidare, che dà bene l'immagine, no, di che cosa può essere questo tipo di colloquio, perché non c'è un operatore, un esperto che ci dice che cosa dovremmo fare e come dovremmo farlo, ma non c'è nemmeno un operatore che sta semplicemente in ascolto. No, è una persona, diciamo così, che si affianca e che sostiene. E la persona che è davanti a esplorare le motivazioni per raggiungere un obiettivo, proprio come se fosse, come se l'operatore in quel caso lì avesse proprio una funzione di guida. Adesso vediamo un po' meglio di che cosa si tratta, no? Allora, la cosa più importante, no, per avvicinarci a comprendere bene che cos'è un colloquio motivazionale è fare una premessa. In tutte le persone che decidono o che sentono la necessità di cambiare, è normale che ci sia ambivalenza. Cioè l'ambivalenza in non sapere quindi o non sentire di poter cambiare, ma allo stesso tempo voler cambiare, ad esempio, no? È una condizione assolutamente normale del processo di cambiamento. Ed è anche, tra l'altro, una situazione in cui una persona può perdurare, può rimanere per un certo periodo di tempo. Ecco che se torniamo a quel continuum che abbiamo visto prima, con una persona che si trova in questo tipo di ambivalenza ed utilizziamo uno stile troppo direttivo, ad esempio, e quindi sottolineiamo noi terapeuti la necessità di cambiare, il bisogno di cambiare, l'urgenza di cambiare con una persona ambivalente, ecco che questa persona è più probabile che faccia emergere delle motivazioni o una posizione contro il cambiamento piuttosto che a favore del cambiamento. D'altro canto, sempre con una persona in una fase di ambivalenza, è altrettanto vero che uno stile che semplicemente è di ascolto e di supporto, probabilmente anch'esso non favorisce l'emergere di una motivazione al cambiamento. Di fatto, quindi, il colloquio motivazionale non si fa su o a qualcuno, non viene, diciamo così, calato dall'alto, ma si fa per e con qualcuno, in uno stile estremamente collaborativo e cooperativo. Alessandra prima ci diceva appunto che questo webinar si colloca all'interno di un'esperienza di conoscenza di quello che è il Centro per i Disturbi di Personalità di Modena. Ed è importante sottolineare che quando ad esempio si tratta di disturbi di personalità, noi dobbiamo immaginare che l'intervento a sostegno del cambiamento e a sostegno della motivazione del cambiamento nella fase di ambivalenza possiamo immaginare che sia nettamente più lungo, ad esempio. E di fatto l'ambivalenza, anche nel caso dei disturbi di personalità, non va letta come una resistenza del paziente o come una resistenza del paziente verso l'operatore, ma bensì come una condizione normale del suo processo di cambiamento. E quindi di fatto diminuire l'ambivalenza è appunto un processo che prevede che il paziente stesso evochi la sua percezione di contraddizione tra il comportamento che sta tenendo e che non lo sta favorendo nella propria vita e i suoi scopi importanti. È il paziente che pian piano deve osservare come, diciamo così, il proprio comportamento non utile, diciamo così, per la propria resistenza, cozzi, si scontri con altri scopi importanti. E quindi di fatto in questo processo di cura di questa fase di ambivalenza si amplifica di fatto questa sorta di frattura interiore tra ciò che faccio e ciò che vorrei per la mia vita ottenere. E di fatto quali sono i costi che io pago, tra virgolette, il prezzo che io pago in termini sia emotivi che comportamentali, che relazionali, che di pensiero, continuando a tenere un determinato comportamento. E questa è una premessa importante perché in realtà,
spesso anche nelle nostre vite personali, cioè anche quando siamo fuori dal nostro contesto di terapia, quando osserviamo ambivalenza vorremmo immediatamente scalzarla, vorremmo immediatamente spiegare alla persona che abbiamo davanti che ciò che sta facendo non è utile, è sbagliato, che dovrebbe fare qualcosa di diverso. Ecco che uno stile di questo tipo, e lo possiamo osservare benissimo nella nostra famiglia, piuttosto che con gli amici, piuttosto che con i colleghi, uno stile di questo tipo spesso e volentieri sortisce l'effetto contrario, quindi un effetto completamente diverso da quello che noi desideriamo per quella persona. Ecco che quindi ci avviciniamo, dopo questa premessa, ad osservare quindi di fatto quali sono le abilità di base che compongono il colloquio motivazionale, ovvero quelle abilità di base che ci permettono di traghettare la persona che, diciamo così, si relaziona a noi in un contesto di terapia dentro la sua comprensibile fase di ambivalenza. Queste abilità di base, diciamo così, sono state riassunte ed etichettate dagli autori del colloquio motivazionale, quindi da Miller e Rolnick, in quattro grandi, diciamo così, caselli, in quattro grandi cassetti, no? Allora, il primo, lo possiamo osservare insieme, è costituito dal saper porre domande aperte. Il secondo dal sostenere il paziente e il terzo dal saper effettuare una riflessione con il paziente e la quarta abilità di base del colloquio motivazionale è la capacità di riassumere quanto emerso nelle tre precedenti fasi, nelle tre precedenti strutture del colloquio motivazionale. Scusatemi, mi interrompo un attimo. Ok, il colloquio motivazionale, scusate, ogni tanto vedrete che mi stoppo perché ogni tanto devo anche controllare la chat che non ci siano domande. Ho dimenticato di dirvi, ecco, forse magari è meglio, visto che io quando leggo le slide non riesco contemporaneamente a leggere anche le chat, che magari le domande le teniamo per la fine del webinar, quindi tra un'oretta, in modo tale che così non mi sfuggano, ecco, mi dispiacerebbe che voi scriveste e io non riuscissi a darvi risposta. Quindi magari ve le potete. Sì? Sicuramente teniamo, se c'è qualcosa rispondo io, tu vai tranquilla, non ti preoccupare. Adesso su alcune, se c'è di cose più tecniche, tipo questo, dopo rispondo. Perfetto, grazie, grazie mille Alessandra. E, ecco, quindi torniamo alle nostre quattro abilità di base: porre domande aperte, supportare il cliente, effettuare delle buone riflessioni su quanto il cliente ha detto e saperle riassumere. Guardiamole insieme, una per volta. E, questa può sembrare in prima battuta anche un po' banale. Per chi magari fa questo lavoro, per chi è già opera in un contesto di cura, per chi è già abituato a condurre dei colloqui, no? In realtà non è poi così scontata, nel senso che spesso cadiamo nella trappola senza accorgerci di porre frequenti domande chiuse, no? Domande chiuse che quindi implicano che la persona davanti di fatto possa rispondere sì, no, oppure con una frase molto breve, oppure semplicemente con un sostantivo o una banale affermazione o negazione. Il colloquio motivazionale non si caratterizza per la presenza di domande chiuse. Se ci sono, sono veramente molto rare, sono poche. E si caratterizza invece da un frequente utilizzo di domande aperte. Perché questa scelta? Perché la domanda aperta di fatto permette di comprendere in miglior modo le motivazioni della persona, ma non solo la motivazione, i suoi stati interni. Quindi per stati interni intendiamo sia il pacchetto di pensieri che in quel momento la persona ha nella sua mente, ma anche gli stati emotivi della persona. E poi permette di sondare quelli che sono i valori della persona che abbiamo davanti e anche di migliorare la nostra collaborazione, la nostra cooperazione.
Di fatto, quindi, le domande aperte sono fondamentali perché invitano le persone a riflettere prima di rispondere ed invitano soprattutto ad ampliare i confini della risposta che darebbero. Di converso, invece, al contrario, le domande chiuse riducono di fatto la possibilità di risposta e quindi di fatto, riducendosi quella, si riduce anche la nostra possibilità di comprendere il paziente, di capire bene quali sono le sue preoccupazioni rispetto a un cambiamento, piuttosto che quali sono le sue motivazioni a cambiare, quali sono le cose che pensa rispetto alla sua problematica. Quindi immaginiamo che già da subito, già dalla prima volta che noi incontriamo quella persona, le domande aperte possono correre in nostro aiuto. Domande ad esempio come cosa l'ha portata qui oggi, no? È una domanda che apre la possibilità che il paziente spieghi con proprie parole il motivo per cui è lì. O ad esempio in che modo questo problema influenza la sua quotidianità. Questo permette al paziente di dare il suo punto di vista su quanto quel comportamento o quella problematica impatti effettivamente sulla sua quotidianità. E questo è un passaggio fondamentale perché permette al paziente di iniziare già ad osservare i costi di quel comportamento. E glielo permettiamo in realtà non estrapolando appunto con una sfilza di domande, diciamo così, la risposta. Ma mettiamo il paziente nella condizione esso stesso di evocare quali sono i costi di questo comportamento, in che modo influenza la sua quotidianità e così via. E già questo lo predispone a fare un ragionamento sulla sua ambivalenza o sulla sua eventuale titubanza ad apportare dei cambiamenti. Un'altra domanda aperta molto, molto utile in questi casi è ad esempio quella. Come spera che questo percorso la possa aiutare? Cosa sta cercando nell'essere seduto qui di fronte a me in questo momento? Che cosa sta cercando da questo trattamento, da questo percorso, no? Perché spesso in realtà noi sappiamo perfettamente che chi fa un lavoro di cura sa perfettamente che a volte la motivazione è esterna, no? Cioè, a volte le persone arrivano a chiedere aiuto, ma magari perché è qualcun altro che lo vuole, no? È qualcun altro che lo desidera, è qualcun altro che avverte i costi di un determinato comportamento, di un modo di fare e così via. Va da sé che questo quindi deve essere il primissimo focus del nostro intervento, perché se la motivazione non diventa interna, se la motivazione non diventa personale e la persona non la evoca, facciamo poca strada, no? Nel proporre il nostro trattamento e il nostro intervento. Un'altra domanda in questi casi è molto utile, un'altra domanda aperta molto utile che possiamo fare è ad esempio chiedere, ma ad esempio alla fine di questo percorso, di questo trattamento, di questa terapia, di questo intervento, come vorrebbe ad esempio reagire alle stesse situazioni? Che so, diversamente ad esempio dall'essere rabbioso, aggressivo, impulsivo, come le piacerebbe reagire alle situazioni che adesso magari l'attivano tanto e dal punto di vista emotivo e dal punto di vista comportamentale. Ecco, immaginate che questa stessa, che un colloquio, diciamo così, un primo colloquio iniziale fosse ad esempio condotto con una serie di domande chiuse. E immaginiamo, quindi che la domanda chiusa al massimo si possa rispondere con un sì o un no o una breve affermazione. Sentite quanto sarebbe nettamente più limitante nello stabilire A, una buona relazione con il paziente e B, nell'iniziare a lavorare sulla motivazione della persona ad effettuare il cambiamento. Vediamo se riesco ad andare avanti le slide. Ok. Allora, abbiamo detto che, diciamo così, un'altra abilità di base del colloquio motivazionale è appunto la capacità di riflettere le affermazioni che il paziente fa dopo aver ricevuto una domanda aperta, no? Le domande aperte che abbiamo appena visto, di fatto, potete immaginare che aprono a tutta una serie di affermazioni, di riflessioni, di osservazioni da parte del paziente, no?
Ed ecco che allora un'abilità fondamentale, accanto a quella del porre domande aperte, è la capacità di fare delle riflessioni. Quindi di essere dotati di ascolto riflessivo su ciò che la persona che sta davanti a noi si sta condividendo, sta trasmettendoci, no? Voi immaginate che nel momento in cui si pone una domanda, l'altra persona veicola tutta una serie di messaggi e dall'altra parte quindi ci deve essere la capacità non solo di sentire ciò che la persona dice, ma anche di riflettere con essa su ciò che è stato appena detto. Di fatto, sapere ascoltare in modo riflessivo è ciò che ci permette di fare, diciamo così, ciò che ci permette di fare con la persona delle affermazioni riflessive. Che cosa sono queste affermazioni riflessive? Di fatto sono delle affermazioni che esprimono un'ipotesi, una comprensione sul significato di quanto è stato appena detto dalla persona che sta davanti a noi. E quindi sono delle affermazioni che permettono, che hanno un'importante, diciamo così, funzione, che permettono di approfondire la comprensione di ciò che noi abbiamo appena sentito, proprio per verificare di aver sentito, capito e così accolto effettivamente ciò che la persona intendeva. E quando noi lo riflettiamo alla persona, cioè quando glielo diciamo così, rimandiamo, è un momento estremamente importante perché riformuliamo ciò che la persona ha detto e verifichiamo che sia effettivamente ciò che la persona intendeva dire. Quindi dipaniamo tutta una serie di dubbi di aver capito o non aver capito bene, ma soprattutto facciamo, diciamo così, un'opera estremamente importante in quel momento perché utilizzando le parole del paziente attraverso le nostre, gliele facciamo risentire e quindi lo sosteniamo nell'esplorazione che lui stesso sta facendo. Qui vi ho riportato un breve stralcio di dialogo dove si vede bene questo passaggio importante, no? Vedete all'inizio di questo dialogo c'è una persona che ci dice: ho perso il controllo, mi sono molto arrabbiata, ho lanciato oggetti addosso al mio compagno, non so cosa mi stia succedendo. Ed ecco che l'operatore davanti a lei accoglie, ascolta e accoglie quello che è stato appena detto e lo riformula, lo riflette, dice: ah, si sente agitata e confusa per quello che ha fatto. Sì, ho perso il controllo e non è la prima volta. Ah, ok, quindi non è la prima volta che le capita di provare questa rabbia che le fa lanciare oggetti. Osservate, no, come le affermazioni del paziente vengono accolte dall'operatore e riflesse, no? Viene ad esse dato un significato, una comprensione che viene rimandato per verificare che il paziente si sente effettivamente rappresentato da quell'affermazione. Infatti la paziente in questo caso dice: esatto, quando mi lasciano sto malissimo e condivide con noi la sua sofferenza, che noi cogliamo e riflettiamo. Certo, sono emozioni intense, dolorose quelle che lei sta provando. E la paziente prosegue: no, sì, mi fanno rovinare la relazione, allontanare dalla persona. Ecco, quindi finora mi ha parlato di queste reazioni forti che non le piacciono, che la agitano, che la sconfortano e che ostacolano le sue relazioni. La ostacolano in quale modo? Sentite, no? Come sia un continuo fluire di riflessioni su ciò che il paziente ha appena detto per poi rilanciare con una domanda aperta che apre ulteriormente la riflessione e questa domanda aperta in che modo la ostacolano è chiaramente una domanda mirata a far emergere quali sono i costi di un determinato comportamento, di un modo di fare e così via, no? Infatti la persona davanti a noi dice: non dormo bene per giorni, mi ritiro, lavoro meno, questo è un problema. Ed ecco che nuovamente l'operatore, il terapeuta riflette quanto appena detto e dice: ok, la preoccupa il modo in cui si sente dopo queste reazioni e in che modo queste reazioni condizionano le sue giornate. Ecco, questo è un, diciamo così, un
un breve stralcio, diciamo così, di colloquio che può rendere l'idea di che cosa significa condurre un colloquio intervallando domande aperte con risposte che siano delle riflessioni, che accolgono ciò che il paziente dice, ma che allo stesso tempo creano un'ipotesi, un'interpretazione, una comprensione, danno un significato di ciò che noi abbiamo appena ascoltato. Proseguiamo osservando la terza abilità di base del colloquio motivazionale, che è quella di sostenere. Cosa significa sostenere? Di fatto sostenere è un termine che noi utilizziamo spessissimo anche nella nostra vita personale, no? Sosteniamo un amico, sosteniamo un collega, sosteniamo un figlio. Ed è quindi un termine, un verbo che è utilizzato tanto in tantissimi contesti e probabilmente anche con tanti significati. Per il colloquio motivazionale, nel colloquio motivazionale, sostenere ha un'accezione proprio specifica, un significato particolare, che è la capacità da parte dell'operatore, del terapeuta, di fare attenzione alle risorse della persona che ha davanti, quindi alle sue capacità, alle sue abilità, ai suoi punti di forza, al suo impegno, alla sua determinazione. E poi il fare attenzione anche ai progressi positivi che la persona fa fin tanto che transita dentro la propria ambivalenza e fin tanto che evoca ed esplora le proprie motivazioni al cambiamento. E ovviamente il fare attenzione quindi agli sforzi che il cliente, che la persona davanti a noi fa in questo momento. In questo passaggio chiaramente ci viene molto più semplice se noi ricordiamo la premessa che abbiamo fatto all'inizio, cioè il fatto che stare nell'ambivalenza è assolutamente normale e probabilmente anche molto faticoso, no? E quindi uno dei nostri compiti è proprio quello di sostenere la persona in questo suo travaglio, no? In questo suo percorso, riflettendole, rimandandole. Quali sono i suoi punti di forza, quali sono le sue risorse e quanto si sta impegnando nel fare questo passaggio così importante per la propria vita. Ad esempio, alcune, diciamo così, affermazioni ci possono venire in aiuto per sviluppare questa abilità così importante che è quella di sostenere. Ad esempio, in questa settimana si è impegnato a fondo. Le sue intenzioni erano buone, anche se poi magari le cose non sono andate esattamente come avrebbe voluto, come avrebbe immaginato. Si sente triste per non essere riuscito a sospendere del tutto, ad esempio, il suo rimuginio, il suo stare tanto con i suoi pensieri in quella situazione. Tuttavia, è riuscito, ad esempio, a rimandare quell'attività alimentare, quel continuo rimuginare, stare sui pensieri, ad esempio, è riuscito a posticiparlo di qualche ora. Questo è un notevole progresso rispetto all'inizio, no? Oppure, una cosa che rassicura molto le persone quando chiedono aiuto, è quella di fare affermazioni di questo tipo, cioè conoscendo la sua storia, conoscendo quali sono le cose per lei dolorose, mi sembra che lei abbia fatto tutto ciò che poteva per far fronte a quella situazione dolorosa e problematica. Chiaramente questa attività, questa abilità, più che attività, questa abilità del sostenere è un'abilità che va fortemente a braccetto, no? Quasi si fonde in realtà con l'abilità del validare la persona che abbiamo davanti. Il concetto di validazione l'abbiamo fortemente ereditato da Mascialini e da tutto il suo intervento. Con il disturbo borderline di personalità, ma che è applicabile con tutti i disturbi di personalità, dove la validazione, vista in questo senso, è un passaggio fondamentale di tutti i percorsi di cura e di cambiamento. Ok, veniamo ora alla quarta abilità di base del colloquio motivazionale, che è quella di ricapitolare, di riassumere. Che cos'è un riassunto? Di fatto un riassunto è il riunire tutte le informazioni che il cliente ci ha comunicato
offerte, che ci ha offerto. E il riassunto può essere, diciamo così, di varia natura. Può essere un riassunto di riordino, oppure può essere un riassunto di collegamento, oppure un riassunto di transizione. Poi vediamo insieme con questi brevi esempi che cosa si intende per il riordino, collegamento o transizione. Perché è così importante, dopo aver fatto domande aperte, dopo aver effettuato un ascolto riflessivo di ciò che abbiamo sentito dopo aver sostenuto il paziente, come mai è così importante riassumere e ricapitolare quanto detto? Perché in questo modo il paziente non solo ascolta se stesso mentre descrive la propria esperienza, ma ascolta anche il terapeuta riflettere e riassumere ciò che ha detto, per incoraggiarlo appunto a proseguire, a continuare in questa esplorazione. Il riassunto solitamente è una fase molto utile per mostrare appunto l'ambivalenza rispetto ad un cambiamento. Proviamo a vedere questo passaggio attraverso questi esempi. Ad esempio, l'operatore in questo caso dice, il terapeuta in questo caso dice, quindi le cose che lei sente necessario modificare sono la sua eccessiva attenzione ai suoi sintomi corporei, la sua eccessiva preoccupazione sul suo stato di salute e l'eccessivo uso di internet per verificare il suo stato di salute. Probabilmente la persona che ha davanti in quel momento è una persona che soffre di ansia da malattia, no? Cos'altro le viene in mente che in questo momento ritiene essere d'ostacolo per la sua quotidianità? Ecco, vedete che in questo caso il terapeuta ha riordinato le informazioni che il paziente ha voluto condividere e ha ulteriormente rilanciato con una domanda aperta per assicurarsi che non ci siano altri elementi che ostacolano la quotidianità di quel paziente rispetto a quella sua problematica specifica. Un altro modo di riassumere e di ricapitolare, ad esempio, quest'altro. Si è sentito deluso e poco rispettato in quella situazione. Ricordo che lei mi ha già detto che quando qualcuno la ignora, come in questo caso, lei si arrabbia molto. Ecco che in questo caso facciamo un collegamento tra ciò che ad esempio sta accadendo in una situazione recente, del presente, con qualcosa che magari la stessa persona ha già vissuto altre e tante altre volte, no? E in questo modo, appunto, il terapeuta, diciamo così, crea un collegamento, cioè, tra ciò che sta accadendo ora e ciò che magari è già accaduto tante altre volte. E lo riflette, lo riassume al paziente. Un'altra possibilità è espressa attraverso quest'ultimo esempio, no? Bene, si ricorda che le ho detto che oggi, prima della fine del nostro incontro, avremo deciso insieme quale situazione nella piramide delle situazioni che lei evita, sarà l'oggetto della sua attenzione, dei suoi tentativi questa settimana. Ma prima di questo mi permetta di verificare se ho capito bene quali sono le esperienze che al momento lei evita, dalla meno spaventosa alla più spaventosa, non so, camminare da solo in strada, salire su un autobus, salire sulla metropolitana, andare al cinema. Ecco, vedete che in questo caso la persona probabilmente soffre di attacchi di panico, no? E l'operatore fa un'opera appunto di transizione tra un colloquio e l'altro, no? E riassume quanto era emerso e dice: Ok, si ricorda prima che le ho detto che oggi appunto avremmo osservato insieme quale situazione la spaventa di più, quale di meno e come affrontarle. Ecco che riassumendo e ricapitolando si crea, diciamo così, un transito verso, ad esempio, una fase di pianificazione di un comportamento, di un cambiamento. Ok. Bene. Allora, finora, giusto per riassumere e ricapitolare, abbiamo visto che cosa si intende per colloquio motivazionale, come mai è importante osservare l'ambivalenza come un normale processo, del processo di cambiamento e non come una resistenza, e abbiamo potuto osservare e descrivere insieme quali sono le quattro abilità di base del colloquio motivazionale. Adesso vediamo come queste quattro abilità di base
possono essere inserite all'interno dei quattro processi che caratterizzano il colloquio motivazionale, che adesso vediamo insieme uno per uno. Allora, questi processi innanzitutto non dobbiamo immaginarli come, ok, viene il primo processo, poi quello si esaurisce, arriva il secondo, poi si esaurisce, arriva il terzo e così via. No, questi quattro processi sono sia indubbiamente sequenziali, ma sono anche ricorrenti. Che cosa vuol dire? Che ognuno di questo processo si sovrappone al precedente, che continua a sussistere in quanto mattone fondante del successivo, del seguente. E di fatto, se noi immaginiamo che diciamo così, che questo processo che noi stiamo vedendo in questa slide sia un po' come una scala, immaginiamo che nel corso del colloquio o del trattamento si possa salire o scendere la scala, tornando, diciamo così, al gradino precedente, quando è necessario porvi nuovamente attenzione. Quindi non va immaginato come un processo in sequenza dove si apre, si chiude, ma in realtà è un continuo, diciamo così, salire e scendere da questi processi, dove vedete che ad esempio il processo di base, che è quello di stabilire una relazione, perdura per tutto il tempo dei nostri colloqui, del nostro intervento, ad esempio, no? Allora, vediamoli uno per uno e partiamo proprio da quello fondante, stabilire una relazione. Che cosa significa stabilire una relazione? È il processo con cui entrambe le parti stabiliscono una connessione utile. E quando è che una connessione è utile? Una connessione utile è quando è caratterizzata da fiducia e rispetto reciproci e quando la relazione di fatto è collaborativa. La letteratura scientifica ci mostra da anni una grande quantità di lavori che mostrano a loro volta come le persone che vengono coinvolte attivamente nel processo di cambiamento, nel colloquio, con appunto uno stile di collaborazione, di cooperazione, di ascolto, hanno probabilità nettamente più alte di rimanere, aderire e beneficiare del trattamento rispetto invece a un trattamento impostato, ad esempio, su uno stile fortemente direttivo e meno cooperativo e meno collaborativo. Quindi sentiamo come di fatto questo mattone dello stabilire una relazione sia estremamente fondamentale, non solo di fatto per motivare la persona al cambiamento, ma per far sì che la persona aderisca al trattamento. Quindi, come dire, è come se fosse uno step necessario per poter avviare di fatto una collaborazione volta ad un cambiamento. E noi operatori, noi terapeuti, come ci possiamo interrogare sulla bontà di una relazione di aiuto, sulla nostra relazione terapeutica? Beh, ad esempio possiamo porci una serie di domande, tra cui alcune che vi ho qui riportato, no? Mentre parla con me questa persona, quanto si sente a suo agio? Quanto effettivamente sono di supporto a questa persona in questo momento? Riesco a capire il suo punto di vista e le preoccupazioni che la coinvolgono in questo momento? Questa relazione è percepita come collaborativa? C'è uno scambio o sono io che la sto dirigendo, magari attraverso tutta una serie di domande chiuse, e la persona di fronte a me di fatto rimane in una posizione passiva e non collaborativa? Nello stabilire una relazione, noi dobbiamo appunto, per poterla stabilire, essere in grado di osservare tutta una serie di piccole trappole che ostacolano di fatto la possibilità di stabilire una relazione così intesa, cioè quindi una relazione dove vi siano fiducia, rispetto e collaborazione e cooperazione. Una delle trappole, diciamo così, più frequenti è appunto la trappola domanda-risposta. Cioè, quindi, ad esempio, fare dei primi colloqui, dei primi contatti, diciamo così, con questa persona, caratterizzati da diciamo così, una lista
importante fitta di domande spesso chiuse che può portare il paziente appunto ad assumere un atteggiamento passivo e subordinato. Spesso, diciamo così, l'operatore magari al primo colloquio, ai primi colloqui può essere, diciamo così, può avvertire ansia, urgenza, magari per uscire immediatamente ad aiutare a modificare il comportamento, diciamo così, disturbante e così via, e può magari incalzare molto con questo schema domanda e risposta, di fatto precludendo la possibilità di favorire una discussione allargata sulla sofferenza e sulla motivazione al cambiamento del paziente, no? L'abbiamo visto in una delle prime slide quando abbiamo affrontato la prima abilità di base del colloquio motivazionale, che è saper porre invece domande aperte che lasciano spazio alla persona per potersi esprimere, per poterci spiegare, no? Che cosa succede. La seconda trappola è la così chiamata la trappola dell'esperto, cioè io ti dirò come risolvere il tuo problema, cioè quindi vieni qui che ti spiego cosa fare, cosa non fare, come farlo e come non farlo. Chiaramente sentite che questa modalità, diciamo così, sbilancia la relazione nel senso che pone il paziente, la persona, in una condizione di subordinazione, di passività e di fatto preclude la possibilità che invece ci sia un clima di collaborazione, di cooperazione. E noi sappiamo che questo interferisce con l'emergere di una motivazione intrinseca al cambiamento. Una terza trappola è la trappola della focalizzazione prematura. Significa focalizzarsi, concentrarsi sul problema da modificare, da risolvere, prima di aver stabilito una relazione e quindi prima di aver di fatto iniziato una collaborazione e aver, ad esempio, concordato gli obiettivi del trattamento, assicurandosi che siano gli obiettivi della persona e che la persona si senta rispecchiata da quel programma, da quell'obiettivo. Se noi andiamo dritti, diciamo così, a diciamo così, richiedere delle modificazioni prima di aver di fatto stabilito una relazione e di aver favorito un ascolto riflessivo di ciò che la persona ci sta dicendo, probabilmente non stabiliamo una buona relazione. Una quarta trappola è la cosiddetta trappola dell'etichettatura. Il colloquio motivazionale di fatto raccomanda di deenfatizzare il ruolo dell'etichettatura diagnostica, ovviamente solo nei casi in cui il cliente viva tale etichetta come un ostacolo al cambiamento, di fatto ponendo maggiore attenzione al contenuto del problema che sta portando il paziente piuttosto che a scegliere, diciamo così, un'etichetta verbale adatta per descrivere il problema stesso. E quindi viene data molta più attenzione al contenuto del problema del paziente, al funzionamento della persona che sta davanti a noi, agli ostacoli che si incontra, piuttosto che a, diciamo così, dare un'etichetta statica e magari anche molto vincolante o che magari per alcune persone può essere fonte di resistenza o di o di preoccupazione, insomma. La quinta e ultima trappola è la trappola delle chiacchiere. Cioè è quella situazione in cui sentiamo che stiamo chiacchierando con la persona, ma di fatto non abbiamo chiaro qual è l'obiettivo terapeutico condiviso in quel momento. Quindi magari possiamo anche condurre una buona conversazione, anche piacevole, distensiva, eccetera, ma di fatto non stiamo stabilendo una relazione d'aiuto, perché in quel momento non è chiaro qual è l'obiettivo condiviso con quel paziente. E di fatto quindi riformulare, riflettere ciò che il paziente dice, collocandolo all'interno di un suo funzionamento, all'interno della sua storia, è ciò che ci permette di allontanarci da questa trappola, no? Di discutere, di chiacchierare senza avere un obiettivo condiviso e senza aver realmente compreso la persona che abbiamo davanti. Ok, allora adesso invece osserviamo quest'altro processo importante che è
il processo del focalizzare. Focalizzare è il processo con il quale appunto, si definisce, si mantiene una direzione specifica in questa conversazione sul cambiamento. Cosa tra l'altro che ci evita appunto la trappola che abbiamo appena visto, cioè quella di chiacchierare senza avere chiaro qual è l'obiettivo, qual è la direzione che noi scegliamo di dare insieme al paziente per lui, no? In questo processo ci vengono in soccorso, diciamo così, una serie di domande che ci possiamo porre, no? Per capire se effettivamente è chiaro, è chiara la direzione e l'obiettivo verso il quale con il paziente stiamo andando. Domande utili in questo caso sono, ad esempio, quali sono i reali obiettivi di cambiamento di questa persona? Quali sono le aspettative di cambiamento di questa persona e sono uguali alle mie o sono diverse? Stiamo andando di fatto quindi nella stessa direzione, verso lo stesso obiettivo, ma in realtà ne stiamo perseguendo due diversi. E io, terapeuta, ho chiaro effettivamente dove stiamo andando? E in questo andare, in questo camminare, no? Insieme alla persona, stiamo danzando con lei, cioè ci stiamo coordinando, stiamo prendendo lo stesso ritmo, non ci stiamo pestando i piedi o invece stiamo lottando. Questo è un processo che non è sempre semplice, eh? A volte alcune persone arrivano con un obiettivo molto preciso, una direzione molto definita, cioè io voglio risolvere questo problema per arrivare là, per non so, non fare più questo, non so, voglio smettere di fumare perché sono preoccupato per la mia salute, perché non sto bene, perché voglio un stile di vita diverso e così via. E quindi il focus, diciamo così, è chiaro. Altre volte invece il focus non è altrettanto chiaro, ci sono diverse possibili problematiche, ci sono diverse cose che bollono in pentola e a volte il focus è confuso, oltre che essere diversificato, no? Perché magari la persona arriva e non ci sa spiegare bene quali siano effettivamente le componenti della sua problematica, no? E c'è proprio bisogno di esplorarle con lui, no? Quindi alle volte questo processo è più immediato, altre volte è nettamente più complesso e va proprio esplorato. Che cosa può occorrere, diciamo così, il nostro aiuto per affrontare questo secondo importante processo del colloquio motivazionale? Quindi, quali sono gli strumenti che abbiamo a nostra disposizione per sostenere questa focalizzazione, soprattutto appunto in quei casi in cui il focus non è chiaro, perché è molto più semplice quando è chiaro. E una delle tecniche previste dal colloquio motivazionale è quella della mappatura del percorso. Cosa significa mappatura del percorso? Significa concordare in maniera esplicita, dichiarata, condivisa il tema dei colloqui, proprio anche con l'ausilio di una mappa visiva, cioè si discute col paziente su che cosa discutere. È una sorta di metaconversazione. E se lo facciamo con una mappa anche visiva, che magari esplora con degli ovali tutte, diciamo così, le problematiche, le difficoltà, gli ostacoli che sussistono nella mente o nella vita di quella persona in quel momento lì. Però le mettiamo su carta, le visualizziamo e ci chiediamo benissimo, che cosa concordiamo insieme, verso quale ovale, verso quale direzione, verso quale problematica concordiamo insieme di focalizzarci. Ecco che proprio l'ausilio visivo permette al paziente innanzitutto di fare più chiarezza, ma poi anche proprio di indicare col nostro dito qual è il focus del colloquio di quel giorno lì, o il focus del colloquio di una serie di colloqui che ci occuperanno per un pezzo del nostro percorso. Ad esempio, vediamo insieme come un'affermazione di questo tipo può aiutarci in questo senso, no? Proviamo a guardarle insieme. Mi chiedo se potremmo riflettere insieme su quale argomento sia più importante concentrarci. Ho annotato qui una breve lista di argomenti, oppure li ho, diciamo così,
scritti e circondati da un ovale, una serie di argomenti che ha sollevato, che le creano preoccupazione e vorrei guardare con lei questa lista o questi ovali, no? Possiamo insieme discutere l'argomento della lista che lei ritiene più prioritario in questo momento. E anche io potrei avere qualcosa da proporre, cosa ne pensa? Sentite che come in questo breve, diciamo così, stralcio, vediamo le abilità di base del colloquio motivazionale intersecarsi tra di loro ottenendo un risultato, no? Sosteniamo, riflettiamo ciò che il paziente ci ha detto, lo riassumiamo e poi rilanciamo con una domanda aperta. Questa volta il tutto con l'obiettivo di mettere a fuoco qual è il pezzo di problema o il pezzo di comportamento o l'obiettivo che in quel momento riteniamo più importante darci. A volte noi operatori, noi terapeuti possiamo anche non essere d'accordo in questa fase con il paziente. Ed ecco che è importante in questo caso chiedere al paziente, no, di poter dire la propria opinione in merito e di poter discutere con lui, ad esempio, sulla priorità degli obiettivi, ma sempre in un clima estremamente collaborativo e mai, diciamo così, calato dall'alto, sempre evocato, non imposto dall'alto. Un'altra possibilità molto utile in questa fase di questo processo è quella appunto di scambiare informazioni. Questo è uno dei nostri compiti, no? Scambiare informazioni sul disturbo, sul funzionamento del paziente, sulla problematica che esso porta, su quali sono i risvolti, quali sono le conseguenze, come di solito si sviluppa, se si cronicizza, che cosa succede e così via. Sempre però secondo uno schema tipico del colloquio motivazionale, che è così descritto, uno schema suscita, fornisci, suscita. Proviamo a vederlo insieme come si sviluppa, no? Posso aiutarla con qualche informazione? Cosa vorrebbe sapere in merito? Cosa sa di quel problema di cui lei mi sta parlando? Cosa sa di questo disturbo? Cosa sa di questa difficoltà? Quindi partiamo sempre con una domanda aperta che suscita, diciamo così, interesse, curiosità e esplorazione da parte del paziente. Dopodiché possiamo fornire informazioni focalizzandoci proprio su ciò di cui la persona ha bisogno, nel modo il più possibile chiaro, quindi modulando le nostre informazioni, le nostre conoscenze teoriche, con un linguaggio che sia adatto alla persona che abbiamo davanti e nella quantità adatta e gestibile dalla stessa persona. Per poi, alla fine, nuovamente rilanciare con altre domande aperte che suscitano ulteriormente esplorazione da parte del paziente. Quindi, ad esempio, cosa ne pensa di quello che le ho appena raccontato? In che modo questa informazione può esserle utile? Che cosa le è chiaro? Che cosa non le è chiaro? Ok? Bene, scambiare informazioni, noi lo sappiamo bene, è un passaggio molto frequente, no? Nelle relazioni di aiuto, nei colloqui, no? Psicologici. Scambiare informazioni però può essere fatto in diversi modi. C'è un modo, diciamo così, che è conforme al colloquio motivazionale e un modo invece che non è conforme al colloquio motivazionale. Partiamo dalle modalità che non sono conformi al colloquio motivazionale. Ad esempio, in una posizione come sono l'esperto del perché e del come i clienti dovrebbero cambiare, non è conforme al colloquio motivazionale, oppure colmo le lacune nella conoscenza dei clienti, è utile fornire informazioni anche se il paziente in quel momento è spaventato, se non l'ha richiesto e così via. È necessario che io dica chiaramente loro cosa devono fare. Ecco, questa è una modalità che non è conforme al colloquio motivazionale. Vediamo invece che cosa aderisce invece a questo stile di comunicazione, a questo stile di conversazione. Ad esempio, il fatto di porsi come, ok, io sono un esperto in un campo di conoscenza, sicuramente, però i clienti sono esperti di loro stessi, quindi
ci mettiamo anche nuovamente in una posizione di cooperazione, no? È vero, io ho delle informazioni che sono il frutto della mia competenza, della mia professionalità, del mio percorso di formazione, ma io devo anche sempre tenere a mente che i clienti sono esperti della loro sofferenza, della loro problematica, degli ostacoli che vivono tutti i giorni. E solo se queste cose le facciamo, diciamo così, le mettiamo in condivisione, riusciamo a produrre qualcosa di buono. E ho scoperto quali sono le informazioni che i clienti vogliono e quali sono utili per loro e quali in questo momento magari no. E quindi adeguo l'informazione ai loro bisogni e alle loro risorse, alle loro capacità di poterle accogliere, comprendere, farle proprie. I clienti possono indicarmi quali sono le informazioni che sono utili per loro in questo momento. E, sempre in una modalità che sostiene, diciamo così, l'autonomia del cliente nel chiedere e nel ricevere informazioni. Ok, ci avviciniamo adesso ad affrontare gli ultimi due processi che caratterizzano e che compongono il colloquio motivazionale, quello di evocare, poi vedremo quello del pianificare. Che cosa significa evocare? È molto importante questo passaggio, questo processo, perché è probabilmente quello che caratterizza di più il colloquio motivazionale rispetto agli altri. Evocare significa proprio far emergere la motivazione al cambiamento del cliente e quindi ha lo scopo di risolvere l'ambivalenza del cliente per andare nella direzione del cambiamento. Nel processo di evocare, cioè quindi far emergere le motivazioni che il cliente ha per cambiare, quindi non senza imporle dall'esterno, da fuori, ma proprio nel farle emergere, e faccio una piccola parentesi, il colloquio motivazionale crede fortemente, c'è cioè chi conduce un colloquio motivazionale crede fortemente che la persona che ha davanti abbia al suo interno la spinta per migliorare, per cambiare, eccetera. Quindi ciò che il colloquio motivazionale fa è quella proprio di farla uscire, di farla proprio emergere, non di doverla, diciamo così, instillare. Quali domande possono venirci in aiuto per affrontare questo passaggio così importante, no? Così caratteristico? Ci possiamo chiedere, ad esempio, quali sono le ragioni per cambiare di questa persona? E poi chiederci se le sue difficoltà sono, ad esempio, più relative all'importanza del cambiamento, cioè quanto è importante per lei in quel momento cambiare, o se, ad esempio, la difficoltà a cambiare è legata alla fiducia di poterci riuscire, cioè quanto credo di essere in grado di potercela fare, di poterlo fare quel cambiamento lì. Quali affermazioni orientate al cambiamento ho ascoltato nelle parole del paziente e quali sono state in grado di riconoscere, no? Il riflesso a correggere, che poi vediamo insieme che cos'è, mi sta facendo correre verso il cambiamento con una velocità diversa dal paziente o appunto sto danzando con lui al suo ritmo? Il riflesso a correggere è una cosa di cui essere sempre molto consapevoli, no? Per poterlo modulare. In che cosa consiste il riflesso a correggere? È appunto quello spontaneo desiderio di chi pratica professione di aiuto a mettere velocemente a posto le cose del cliente per prevenire pericoli, per promuovere il benessere e così via. È quindi un riflesso mosso dalle più buone intenzioni, ma spesso se non lo moduliamo, se non lo osserviamo, se non comprendiamo quando lo mettiamo in atto, rischiamo appunto di andare a una velocità molto diversa dalla persona che abbiamo davanti a noi e quindi probabilmente di lottare con essa per il cambiamento piuttosto che cooperare e danzare con lei. Come avviene di fatto l'evocazione, questo processo così importante? Di fatto avviene attraverso la capacità di riconoscere le affermazioni del cliente orientate al cambiamento. E quali sono queste affermazioni orientate al cambiamento? Ecco che il colloquio motivazionale e i suoi autori spendono tanto tempo anche nel loro ultimo manuale che vi consiglio caldamente di acquistare se siete interessati a questa tematica, perché è un manuale veramente molto completo, ricco di
spunti proprio pratici su come condurre il colloquio. È nella sua terza edizione, che è quella più matura, diciamo così. E veramente una grande parte di questo testo è proprio dedicato a sapere individuare, cogliere e riflettere le affermazioni che il paziente fa orientate al cambiamento. E diciamo così, gli autori le suddividono, le descrivono in modo molto puntuale. Possiamo vedere in questa slide, ad esempio, che le affermazioni orientate al cambiamento vengono suddivise in orientate al cambiamento di preparazione e orientate al cambiamento di attivazione. Proviamo a guardare le prime, quelle orientate al cambiamento di preparazione. Ad esempio, sono espressioni, affermazioni di desiderio, cioè voglio fare questo cambiamento, mi piacerebbe, vorrei, oppure affermazioni che hanno a che fare con la capacità percepita. Posso fare questo cambiamento? Potrei, sono in grado, sarei in grado. Oppure le ragioni, cioè se faccio questo cambiamento allora potrei ottenere questo scopo importante per me. Se smetto di fumare potrei riuscire a correre di più, potrei respirare meglio, potrei sentirmi più energico. E oppure affermazioni che hanno a che fare col bisogno. No? Ho bisogno di fare questo cambiamento, ho bisogno di apportare una modifica, devo farlo, è necessario. No? E, le affermazioni invece orientate al cambiamento di attivazione hanno più a che fare invece con una fase un po' più matura, no? Di questo processo, che sono ovvero affermazioni legate all'impegno, al fare passi avanti, alla mobilizzazione proprio, no? Quindi affermazioni che hanno a che fare con sì, lo farò, intendo farlo, sono pronto a, sono preparato a farlo. Oppure affermazioni che dimostrano quanto alcuni passi effettivamente siano già stati fatti, no? Quindi ho fatto questo passetto, mi sono mosso in quella direzione, no? Ovviamente immaginate che queste affermazioni possano essere rigirate al contrario, no? Ecco che allora possiamo osservare nel dialogo con il nostro cliente, con il nostro paziente, delle affermazioni orientate al mantenimento dello status quo, le affermazioni che non vanno nella direzione del cambiamento e che sono, diciamo così, la negazione di quelle che abbiamo appena visto, no? E, ecco che il compito, diciamo così, principale del terapeuta, dell'operatore che conduce un colloquio motivazionale è proprio quello di cogliere, di saper osservare, di accorgersi che queste affermazioni si stanno dispiegando nella conversazione con il cliente, perché sono quelle da prendere al volo per riuscire ad esplorarle meglio e per supportare il paziente in quello che ha appena detto e per sostenere la sua motivazione al cambiamento. E proviamo a guardare insieme questo piccolo grafico, questo piccolo schema che in realtà il tentativo era quello di riprodurre una sorta di collina, no? Viene così chiamata la collina del colloquio motivazionale, dove vediamo che nel primo, diciamo così, nella prima parte, diciamo così, della collina, vediamo che spesso possiamo osservare affermazioni orientate al cambiamento di preparazione, quindi desidero, voglio, ho bisogno e così via. E poi, diciamo così, una fase che invece si caratterizza maggiormente da affermazioni orientate al cambiamento di attivazione, cioè ho intenzione di, ho fatto e così via. Ovviamente possiamo vedere, no, come il modularsi di queste affermazioni nel corso dei colloqui rappresentano anche molto bene, no, quelle fasi che noi conosciamo, dove la persona appunto contempla il cambiamento, si prepara ad esso e poi passa all'azione. No, vedete che è un processo all'interno del quale l'ambivalenza, i passi avanti piuttosto che i passi indietro sono un continuo, diciamo così, alternarsi di fasi di questo tipo finché non cominciano a prevalere prima affermazione orientata al cambiamento di preparazione e poi affermazione orientata al cambiamento di attivazione. Come fare però?
appunto, per evocare affermazioni orientate al cambiamento. Beh, insomma, in questo processo dell'evocare ci aiutano tutta una serie di modalità, di tecniche, di attenzioni, no? Ad esempio, la prima è il poter fare domande aperte, la cui risposta è un'affermazione orientata al cambiamento. Quindi, ad esempio, domande come le piacerebbe che cambiassero le cose, cosa sta cercando nell'aderire a questo trattamento, cosa pensa sarebbe in grado di cambiare, quali potrebbero essere i vantaggi di fare questo cambiamento, come mai le cose non possono proseguire così, perché, quanto è importante per lei cambiare, cosa ritiene che debba cambiare. Sentite, sono tutte domande aperte che, in modo molto attento e preciso, sono fatte apposta per evocare affermazioni orientate al cambiamento. Un'altra modalità, un'altra piccola tecnica che ci può aiutare in questo passaggio è utilizzare il regolo dell'importanza. Che cos'è il regolo dell'importanza? Ad esempio, possiamo proporre. Su una scala da 0 a 10, quanto direbbe che per lei è importante fare quella cosa, fare quel cambiamento? Ascoltiamo dove colloca il paziente il suo punto di importanza, no? Potrebbe essere l'ha segnato a 7, ok? E perché si è segnato a 7 e non a 0 o a un numero inferiore? Sentite, no? Che anche questo chiedere perché si è segnato a 7 e non a 0. È un modo, diciamo così, per sostenere il paziente ad affermare, ad esplorare ulteriormente il motivo per cui per lui è importante fare quel cambiamento lì. Se noi, ad esempio, avessimo posto una domanda diversa, perché si è segnato a 7 non a 10? Ecco che probabilmente quello avrebbe invece fatto osservare al paziente, cavoli, quanto gli manca per essere pienamente convinto, quanto è difficile arrivare a 10. Quanto è faticoso immaginare di aggiungere un punto in più. Quindi in realtà avremmo evocato una formazione orientata allo status quo piuttosto che al cambiamento, no? Poi una cosa che, un'altra domanda che a seguire possiamo fare dopo quella che abbiamo appena visto è cosa le servirebbe per andare dal numero che ha indicato ad un numero più alto? Cioè, quindi di che cosa ha bisogno e sostanzialmente in che modo, ad esempio, anche io posso aiutarla per passare da 7 a 10? Ecco che queste sono tutte modalità che ci permettono di evocare un'affermazione orientata al cambiamento. Un altro modo è, ad esempio, esplorare gli estremi. Cosa la preoccupa di più? Quali sono i costi più alti che paga continuando in questo comportamento? E se invece realizzasse il cambiamento che vuole, in che modo le cose sono diverse, no? Vedete, esploriamo con delle domande aperte gli estremi, no? Del restare nello status quo piuttosto che dell'apportare un cambiamento. E la cosa importante da sapere, da ricordare, è che nel colloquio motivazionale solitamente non si evocano ed esplorano le affermazioni orientate al mantenimento dello status quo, ma si evocano ed esplorano prevalentemente quelle orientate al cambiamento. Ci avviciniamo verso la conclusione, vediamo quindi come rispondere alle affermazioni orientate al cambiamento. Quando il paziente offre quindi queste affermazioni, queste espressioni, appunto l'operatore, il terapeuta devono essere in grado A di riconoscerle, B di rinforzarle e di fargliele ulteriormente elaborare, riflettendole, sostenendole e ricapitolandole, riassumendole. Quindi la capacità di utilizzare quelle quattro abilità di base nel momento in cui osserviamo un'affermazione orientata al cambiamento. Ovviamente dobbiamo essere in grado di rispondere anche alle affermazioni orientate al mantenimento dello status quo. Ricordiamoci che spesso e volentieri le persone davanti a noi sono in ambivalenza, quindi ci sono entrambe le affermazioni. Innanzitutto dobbiamo ricordare che queste affermazioni orientate allo status quo sono una parte normale del processo di cambiamento e non dovrebbero essere appunto lette come resistenza. E le si affrontano allo stesso modo, cioè riflettendole,
ragionandoci sopra insieme al paziente, valorizzando la sua autonomia ed eventualmente ristrutturandole. Che cosa vuol dire ristrutturarle? Che è una tecnica tipica della psicoterapia cognitiva. Cosa significa chiedere, ok, questo è l'unico modo in cui lei può pensare, è l'unico modo in cui lei può vedere questa specifica situazione, questa specifica problematica, o invece possiamo pian piano insieme osservare dei modi diversi, dei modi alternativi di pensare e di affrontare quella specifica situazione. Veniamo alla fine all'ultimo passaggio, che è quello del pianificare. Pianificare comprende sia il sostenere e sviluppare l'impegno al cambiamento, sia formulare un piano molto concreto. Quindi, quali domande ci possono essere utili da porci in questo caso? Ad esempio, quale potrebbe essere il prossimo passo verso il cambiamento? Cosa potrebbe aiutare questa persona ad andare avanti? Mi sto ricordando di evocare un piano e di non prescriverlo dall'alto, scusate, ho chiesto il permesso di dare consigli e informazioni necessarie, sto mantenendo un atteggiamento di curiosità, su ciò che potrebbe effettivamente essere la cosa migliore per questa persona, no? Quindi pianificare prevede una grande capacità di ricapitolazione, di riassunto di tutte le affermazioni orientate al cambiamento che noi abbiamo osservato insieme al paziente, per poi porre una domanda chiave. Ok, detto ciò, osservato tutto questo, osservato tutte le sue motivazioni, i motivi, le ragioni, i bisogni, la necessità che lei ha di apportare quel cambiamento, quindi ora dove ci dirigiamo? Che cosa possiamo fare? Come possiamo immaginarlo questo cambiamento? E con quali step successivi? Da dove possiamo partire? Chiaramente pianificando è un lavoro continuo di programmazione dei singoli passaggi che riteniamo con il cliente utili fare, effettuare per arrivare ad ottenere quel determinato cambiamento. Ok? Allora, io ho terminato la mia presentazione. Pertanto, se avete curiosità, se volete condividere delle riflessioni, delle domande, fate pure. Chiedono ad esempio se potresti ripetere il nome del manuale citato Sì, nel ricordo. guardate, ce l'ho qui, magari riuscite così anche a vederlo, spero che si veda bene. Il colloquio motivazionale di Miller e Rolnick, aiutare le persone a cambiare, nella sua terza edizione. Ce ne sono altre chiaramente più datate, ok? Quest'ultima edizione è decisamente quella più completa e quella più ricca di spunti proprio pratici, nel senso che avete proprio stralci di colloquio dove potete osservare come porre le domande, quali domande porre, quali sono quelle più utili e così via. Quindi è davvero un manuale molto pratico, oltre che avere chiaramente una base teorica molto, molto ricca, ecco. Ok. Rispondo ad entrambe che sì, manderò poi le slide. Sì. Rispetto alla motivazione interna ed esterna, no? Questo è un passaggio importante, no? Perché la motivazione a cambiare può essere di diversa natura. Ad esempio, una motivazione esterna è quando banalmente lo facciamo per qualcun altro, perché è importante per qualcun altro, perché il contesto in cui siamo ci spinge, diciamo così, a effettuare dei cambiamenti o ci sottolinea quanto è necessario che noi alcune cose non le facciamo più o che le modifichiamo o che andiamo in un'altra direzione. Quindi, diciamo così, c'è qualcosa di esterno a noi, possono essere persone, contesti e così via, che ci esprimono in modo chiaro la necessità che noi cambiamo, no? E questo probabilmente per alcune persone è la leva iniziale per arrivare ad esempio a chiedere aiuto, per arrivare a chiedere un intervento, per potersi avvicinare a un trattamento e così via.
Però noi sappiamo proprio per esperienza che fin tanto che la motivazione non diventa anche la propria motivazione intrinseca e personale, è molto più difficile. Perché? Perché le ragioni a cambiare devono essere le ragioni del cliente, cioè lui pian piano deve vedere in che modo quel cambiamento lo ostacola, qual è il prezzo che paga e che cosa accadrebbe se quel cambiamento venisse modulato, annullato, cambiato, riformulato e così via. Anche che quindi il passaggio da una motivazione esterna a una interna è un passaggio fondamentale di ogni terapia, di ogni intervento, no? Altrimenti rischiamo, diciamo così, che il paziente di fatto non faccia proprio la necessità di cambiamento. Ok, il colloquio motivazionale può essere usato anche con bambini e adolescenti. Allora, rispetto ai bambini, non lo so, nel senso che non avendo io esperienza proprio sull'età evolutiva. Su questa cosa non ho grandi informazioni. Sicuramente so che può essere usato con gli adolescenti, che viene usato con gli adolescenti e che in realtà è una delle modalità più proficue per condurre i colloqui con un adolescente, proprio perché spesso e comprensibilmente sono in una fase di ambivalenza e a volte anche in una fase di opposizione, e quindi è un tipo di colloquio che si adatta molto bene agli adolescenti. Rispetto ai bambini, quello che posso fare è verificare se ci sono dei testi, se c'è una letteratura specifica per quella fase, per quella fascia d'età, lì di cui io non mi occupo e di cui non sono esperta proprio. Ok, vediamo. Ok. Vediamo se riesco a rivedere, ad aprire di nuovo. Ok. Va bene. Alessandra, ci sono altre domande che magari io non vedo? Sottolineavano se si chiedevano se l'utilizzo delle metafore o di aneddoti potevano essere utili all'evocazione durante appunto il colloquio motivazionale, vedendo assonanze anche con le terapie, diciamo, strategiche. Allora, di fatto il colloquio motivazionale, essendo che non è un modello, non è un approccio, cioè non è, diciamo così, un modello di psicoterapia, no? Di fatto è uno stile di comunicazione, quindi in realtà è trasversale a tutti gli approcci, no? E quindi di fatto sì, viene utilizzato da professionisti diversi. E che hanno orientamenti diversi dal punto di vista proprio della propria formazione in psicoterapia, no? E quindi è utilizzata sia da colleghi che hanno, diciamo così, un approccio cognitivo-comportamentale, ma anche a colleghi che arrivano da altri orientamenti e se stessi ne trovano così giovamento. L'uso delle metafore, sì, infatti vedrete anche se magari avete tempo e voglia di leggervi il manuale, che spesso insomma le metafore sono utilizzate ed è un buon modo, diciamo così, per anche lì, diciamo così, per evocare le affermazioni orientate al cambiamento. E quindi è assolutamente uno stile di comunicazione, di tenere il colloquio che si adatta anche a questi diversi approcci, a queste diverse modalità di fare terapia, di essere in terapia. Ok, direi che sono queste le domande. Ok, va bene. È stato un piacere. Cambiamento. Ok, vedete questo. Ecco, il nucleo familiare, sì. Allora, di per sé questo testo sul colloquio motivazionale non si concentra tantissimo sull'aspetto del nucleo familiare, ma più che altro sul singolo. Però ci sono tutta una serie di lavori di letteratura che vedono applicato il colloquio motivazionale anche al parent training, quindi anche a tutto quel pezzo, diciamo così, estremamente utile e in alcuni casi necessario, che si può fare proprio anche con i parenti, con i familiari, con i genitori o con i compagni e così via. Proprio nella logica che se io adotto le stesse abilità di base anche con i familiari,
Non solo permetto a loro, diciamo così, di comprendere meglio la problematica stessa, diciamo così, del loro caro, della persona di loro interesse, ma poi favorisco anche, come dire, la possibilità che lo stesso familiare, ad esempio, impari delle modalità di conversazione e di comunicazione, che ne so, col proprio figlio, che siano in linea con quelle del colloquio motivazionale, che quindi, diciamo così, ci sia una trasposizione anche in ambiente domestico di ciò che accade in terapia, sostenendo la motivazione al cambiamento anche nel contesto familiare. Quindi, di fatto, è utilissimo, diciamo così, utilizzarlo all'interno di un parent training o comunque con il nucleo familiare, affinché diventi proprio una modalità conversazionale che è condivisa. Ok, Ok. quindi diciamo che tutte le domande penso che abbiamo risposto, quelle che ci sono. Ringraziamo la dottoressa Valbusa per la presentazione chiarissima, come è stato ribadito in alcune anche domande. E il prossimo webinar sarà appunto il 14 di dicembre e sarà maggiormente proprio collegandoci anche alla domanda precedente, in maniera più specifica per i genitori e i familiari di persone che hanno difficoltà nella regolazione emotiva e quindi sarà più dedicato, diciamo, a loro. All'interno, perché è un aspetto importante anche appunto che come il colloquio motivazionale anche l'altro è un elemento fondamentale a cui diamo molto peso all'interno del nostro centro per gli studi di personalità. E dico l'ultima cosa che chi è interessato invece a sapere del nostro centro per inviare o per interesse personale, il nuovo gruppo appunto inizierà l'11 di gennaio, ma adesso stiamo facendo tutte le varie valutazioni e colloqui individuali. Ci chiedono tutte le ultime cose, l'attestato. Questi sono seminari informativi, quindi non rilasciamo nessun tipo di attestato perché non è una formazione. Mentre sia le slide che potete rivedere le registrazioni sul canale YouTube di State of Mind. Grazie per la partecipazione e a Ok. presto, Valeria. Grazie, è stato un piacere. A tutti. Buona giornata.